Secondo me, fino a che non lo vedi, non ti rendi conto. Io pure dicevo, sì, vabbè, il Covid, se lo prendo magari, è una semplice influenza, lo passo, no? Invece a me non è stato così. Io l'ho preso e mi è arrivato subito nel giro di pochi giorni ai polmoni. E non so nemmeno il perché. Sono Esposito Serena, ho 39 anni, sono di Terracina e ho un'agenzia immobiliare, oltre che collaboro insieme a mio marito nell'ufficio di amministrazione condominiale e siamo subagenti Unipol SAI. Nel gennaio del 2021 mi sono ammalata purtroppo del Covid. Ho iniziato ad avere i primi sintomi il 5 di gennaio, ho iniziato ad avere una tosse, non tanto forte, però non ho dato peso. Il 6 notte, invece, il giorno della Befana, ho passato la notte quasi completamente in bianco perché ho cominciato ad avere la febbre e ad accusare dolori molto forti alle gambe e alla schiena. Quindi la mattina del 9 gennaio, decido di chiamare l'ambulanza perché ovviamente non potevo uscire io da sola. Arrivato lì entri in un mondo che non è un ospedale normale, anche perché arrivi lì e ho trovato questo pronto soccorso Covid, che era praticamente pieno di persone, tutte con lo stesso problema, poi chi più forte e chi meno forte. La cosa che mi è rimasta più impressa è che quella notte c'era una persona anziana che purtroppo è morta, era una signora, insomma non è stata una bella cosa. Però insomma, poi passata la notte, la mattina finalmente mi hanno detto che potevo ritornare a casa, quindi niente, il pomeriggio verso le 2 l'ambulanza mi è venuta a riprendere e mi ha riaccompagnato qui a casa. E ho iniziato questa terapia, che erano 10 giorni tra antibiotici, cortisone molto forte. E però, passati questi 10 giorni, accusavo ancora dei dolori al petto e alla schiena, in particolare qui, da questo lato. E la notte in particolare, stando molto sdraiata, non riuscivo a respirare bene, quindi mi sono spaventata e ho deciso che era il 20 gennaio, ho richiamato l'ambulanza. Quindi di nuovo mi sono rivenuti a prendere. E sono andata di nuovo lì a Latina e niente, è venuto il dottore e mi ha detto: guarda che c'hai la polmonite, è aumentata, non è diminuita. Ti trovi dentro questa stanza da sola, chiusa, non puoi uscire perché comunque sei contagiosa. L'unico modo è bussare a questa porta, cercare di chiamare l'attenzione, quindi mi è venuto lo sconforto, non volevo rimanere. Poi alla fine la dottoressa mi ha chiamato da fuori perché mi diceva ancora non mi sono vestita, non posso entrare in camera. Aspetta che ti chiamo, quindi mi ha chiamato sul cellulare perché avevano il mio numero e mi ha tranquillizzato perché ho detto no, voglio andare a casa, c'è mio figlio, e mo che fa da solo. Mi ha detto vabbè, ma tanto c'è tuo marito, stai tranquilla, tanto 2 giorni, poi alla fine vabbè sono diventati 6, però. Noi donne abbiamo sempre un ruolo in più quando lavoriamo, perché oltre che io ho sempre detto, quando finisco di lavorare dall'ufficio, poi torno a casa e c'è un altro lavoro, perché c'è la spesa, il pranzo, la cena da organizzare, c'è mio figlio da organizzare, i compiti. L'ho vissuta anche durante la pandemia, in particolare quando ho avuto proprio io il Covid. Oddio, la preoccupazione era per mio figlio, la gestione della casa, anche se devo dire la verità, mio marito si è comportato egregiamente. Adesso, oggi come oggi, il mio modo di rapportarmi con il lavoro è sicuramente cambiato. E cercherò di stare ancora più attenta di prima e cercherò, ecco, di fare sempre tutto con molta tranquillità, senza più avere la fretta, la frenesia, il correre dalla mattina alla sera, ecco, quello sì. Perché mi voglio godere innanzitutto me, la mia famiglia, mio figlio. E poi il lavoro, per carità, perché anche quello è importante, però comunque con molta, molta più calma lo voglio rivivere.